Si intitola L'arcidiocesi di Cagliari nella storia, nella tradizione e nell'arte. È l'opera del canonico Felice Puzzu, vissuto tra il 1880 e il 1961. La pubblicazione in due volumi è stata curata dal direttore dell'archivio diocesano Don Ferdinando Loddo e dall'architetto Terenzio Puddu e presentata nei giorni scorsi a Cagliari. Dopo 85 anni dalla sua compilazione finalmente vede la luce quest'opera del canonico Felice Puzzu, che con visitatore di Monsignor Piovella e direttore degli archivi capitolari arcivescovile ha stilato con tante notizie che ancora oggi sono utili agli studiosi. Notizie storiche, notizie artistiche che possono servire per lo studio. Il canonico Felice Puzzu svolse vari incarichi tra gli episcopati dei vescovi Piovella e Botto, tra cui canonico della cattedrale, archivista e studioso di storia ecclesiastica. Nel 1939 l'arcivescovo Piovella annunciò la stampa di un'opera in due volumi e chiese la collaborazione dei parroci per contribuire finanziariamente e reperire documentazione fotografica. La pubblicazione fu ritardata dalla Seconda Guerra Mondiale, ma Puzzu aggiornò l'opera fino al 1958, 3 anni prima della sua morte. Con l'aiuto della famiglia, il testo fu trascritto e rivisto più volte. Ora ne esistono 2 copie, una a Selargius e una all'Archivio Storico Diocesano di Cagliari. La pubblicazione, curata da Don Ferdinando Loddo e Terenzio Puddu, è suddivisa in 2 volumi, il primo sulle chiese di Cagliari e il secondo sulle parrocchie extraurbane.